Giovanni La Croce, futuro candidato alle elezioni di Arona che ci saranno in primavera. Ci interesserebbe conoscere il motivo che l'ha spinta a candidarsi e pensare ad un nuovo progetto per Arona. Molto da Rona. Che cosa debbo? Delle splendide estati passate al Gerin, che è un quartiere di Arona, che allora aveva le strade bianche e che hanno contraddistinto la mia fanciullezza. La fanciullezza rimane sempre nell'animo delle persone, ce lo dice Leopardi. E quindi è per questo il motivo principale per cui mi candido. Ho raccolto l'invito, meglio, perché non mi sono proposto. Quali sono, i punti principali di quella che sarà la sua campagna elettorale? Diciamo che l'idea è quella di avere un progetto di lungo periodo, non legato all'immediato. Quello che è mancato ad Arona sono stati i progetti di prospettiva, man mano che Arona si è modificata nella sua essenza. Arona una volta era un centro di traffici, di industria. Qui dove siamo noi c'era la dogana. Ufficio delle imposte dirette, ufficio del registro che una volta erano separati, oggi Agenzia delle Entrate, erano ad Arona, tutti i servizi pubblici erano ad Arona. Ad Arona fermava il treno internazionale, oggi non ferma più ad Arona. Quindi bisogna recuperare, ma pensando al futuro. E pensando al futuro abbiamo progetti idrovia dimenticata, abbiamo progetto delle piste ciclabili integrate, abbiamo progetto dei parcheggi che devono essere parcheggi a servizio come di tutti gli aronesi, ma poi delle persone che noi accogliamo. La gente non deve diventare matta a cercare parcheggio. Non possiamo mettergli parcheggi a 3 km, 2 km e mezzo di distanza senza poi dargli un servizio navetta per poterlo. La squadra la stiamo formando, ma abbiamo in mente sul progetto culturale di coinvolgere una persona di qualità. Abbiamo la possibilità di avere un assessore non eletto e quindi su questo perlomeno per il primo anno, primi 2 anni, per avviare un progetto culturale che aiuti a fare un turismo diverso ad Arona, avremo una persona importante di nome che oggi non posso ancora anticipare. Volevo parlare di sanità, questo è un altro tema. La sanità per me si collega molto al sociale, sono due questioni che sono molto vicine. Dobbiamo lottare come per la ferrovia, per i trasporti extraurbani, dobbiamo lottare per riavere dei servizi e quindi un primo servizio di intervento adeguato ad Arona ci deve essere e ci lavoreremo. Per quello che riguarda il sociale, c'è sicuramente un altro tema che le sta molto a cuore. Una movida regolata, adeguata, che non coinvolga minorenni, quindi dove non ci sia vendita di alcolici ai minorenni, dove lo spaccio sia contrastato, è un problema sociale che va affrontato. Come intendo affrontarlo? Chiedendo la collaborazione degli esercenti, quindi autoregolamentazione per prima cosa. Se gli esercenti sono in grado di autoregolamentarsi, l'amministrazione potrà aiutarli in vari modi. Se non saranno in grado di autoregolamentarsi, l'amministrazione dovrà tutelare l'interesse pubblico. Tra 10 giorni circa faremo l'annuncio ufficiale della lista, l'annuncio ufficiale del programma nelle sue linee fondamentali che sono in parte abbiamo toccato, abbiamo parlato prima di sociale, per esempio a me piacerebbe spendere più soldi nell'assistenza sociale che in manifestazioni tipo frecce tricolori, che evidentemente portano qui ad Arona una quantità di gente inenarrabile con tutti i problemi che si portano dietro, ma è un giorno solo. Quindi un po' prima gli aronesi e poi e soprattutto i più deboli, ovviamente.